Visto che Voracidus ci sta letteralmente sbatacchiando in modo indecente, abbiamo deciso di prenderci una piccola rivincita con i Dracuni. Ovviamente mi sto riferendo a quelli della distruzione, il raid boss delle civiltà inimiche. Brutta sorpresa per gli amanti della Fibber. Guardate un po', questa roba tutta fatta a griglie rende quasi impossibile il rimbalzo. Bisogna proprio andare su uno dei segmenti che collega le varie zone, tipo questo spigone centrale qua funziona. Ma non sarà certamente facile trovare tutta questa precisione durante il gioco. Amen. Niente fibra. Dai, va, iniziamo. Allora, tutto come abbiamo accuratamente pianificato. Mi raccomando, prima spariamo al verde, o era col fuoco. O era... vabbè, chi se ne frega. Via! Elian ha una tonnellata di salute. Però, per fortuna, in tre è molto più facile che il meno uno abbia il B attivo. E danno, tutto sommato, riusciamo anche a fargliene. L'equipaggiamento è il solito, dando un po' più di importanza alle skill che rigenerano la salute, perché qui di botte ce n'è da prendere davvero tante. Tra parentesi, ci ho provato anche un po' di volte in solo, ma mi hanno massacrato, ma da non superare il primo minuto, non è che sto sbagliando completamente strategia. Con il vecchio Sal, con quel bestione di Sal, era ovviamente tutto più facile. Ecco. Ui ui ui. Dadino! Non puoi uccidere nessuno! Tira su me che dopo tiro su se appena posso. Dov'è? Eccolo lì. Probabilmente Elian è il più tosto a tirare giù, almeno questa è la mia opinione. E iniziare con lui significa, nel caso si fallisse, non perdere troppo tempo. E viceversa, avere il resto della sfida nettamente più semplice. Boost si squaglia con piacere. Mi sto un po' risparmiando con la super. In ogni caso sono i compagni che si leggano. Perché sono un po' timoroso, vorrei tenermela per la rianimazione. Brood, il non così invincibile. Brucia, baby, brucia. Tenere per ultimo Incinerator non è stata poi una cattiva idea, perché vedete queste piastre che si illuminano, poi verranno infuocate, via! E avendo a che fare solo con lui, beh, qualche minion che non crea problemi, al limite poi è facilissimo accopparli per uscire dalla lotta per la vita, non è male. Non è male perché si ha più visione di quello che sta succedendo e è più facile stare allontano, appunto, dalle zone infuocate e pericolose. Ricordatevi di non sparare al signorino quando è nel suo stato invincibile, cioè quando fa la colonna, perché a quel punto i proiettili verrebbero ributtati in fronte con esiti scontati. Dai che ci siamo. Cosa sta usando Greg? Ecco, occhio qua. Aspettate con calma che finisca la sua fase. Saltate appena vedete che il terreno su di voi si illumina. Non c'è nient'altro. Come dicevo prima, non si corre praticamente alcun rischio. E poi, botta finale. Adesso una delle più belle esplosioni di loot del gioco, anzi sicuramente la più clamorosa. Scusate se è poco. Settanta pezzi di iridium
a cranio. Finalmente ci potremo permettere anche gli ultimi upgrade al mercato nero. La Perlacea, il Birke. Mi raccomando, non dimenticatevi poi di visitare questa sala stracolma di casse da cui salteranno fuori sì i mimic, però anche qui tanto Iridium, che si sa, noi italiani che siamo un popolo di risparmiatori andremo a mettere da parte o al massimo a investire coscienziosamente al mercato nero. Dov'è Dada? Dove sta andando Graffy? Oh, no disgraziati, stanno andando a spendere tutto alle maledette casse, a sperperare in sorte tutta questa fatica. Li diseredo. Quasi quasi mi suicido col Mimi. E così, alla fine, quando c'era da cacciare 80 pezzi per tentare la sorte contro Dexidos, indovinate un po' chi dovrà sborsarli.